Una grande ski area dal Lagorai alle Dolomiti dedicata alla famiglia e allo sport. Nuove strutture ispirate all'architettura green e alla qualità. Nuovi itinerari per amare la neve e queste montagne. Benvenuti in Val di Fiemme. Passiamo sull'Alpe del Cermis e qui siamo nel Regno del Lagorai, siamo con Federica Bailoni che è la responsabile marketing dell'Alpe del Cermis. La montagna cambia, questa è una porta di accesso, Federica. Esattamente, noi esordiamo col Mountain, Snow and Sun, è quello che comunichiamo, questo è l'Alpe Cermis. Sicuramente uno dei fattori che ci contraddistingue nel vasto comprensorio Dolomiti Superski, i Val di Fiemme Bregen, è sicuramente la vicinanza. Una volta usciti dall'autostrada Egnaora Termeno, poco più di una ventina di chilometri, si arriva comodamente al parcheggio di Fondovalle. Si prende la cabinovia per poi arrivare fino ad Os dei Laresi, lì c'è il cambio, si prende una seconda telecabina e poi una seggiovia per arrivare fino a 2250 metri. Ecco che qui abbiamo un panorama mozzafiato a 360 gradi e da lì poi si snodano tutte le piste dell'Alpe Cermis. È proprio il caso di parlare di sole e neve con una qualità, ecco, della neve programmata che si presenta in tutta la sua prestazione. Esattamente. Abbiamo ricevuto tanti anni il premio 5 stelle da Ski Resort, che è uno dei più grandi portali al mondo di comprensori sciistici, e ci hanno dato le 5 stelle, quindi siamo veramente al top. E diciamo che i nostri gatti delle nevi, la perizia dei gattisti, loro hanno fatto un'arte, quindi loro preparano ogni giorno le piste con una cura, con un dettaglio incredibile, e diciamo anche la posizione dell'Alpe Cermis favorisce la qualità della neve, soprattutto anche a fine stagione. Ricordo che noi siamo aperti, Alpe Cermis è aperto fino al 22 aprile, e soprattutto alla fine della stagione le piste sono davvero eccezionali. E che dire, anche in notturna si può approfittare di un servizio particolare. Esatto, magari vi racconto della famosissima Pista Olimpia. La Pista Olimpia è il nostro fiore all'occhiello. Parte dalla cima di Apaion, 2250 metri, si parte sull'Olimpia 1, che è una pista nera, per poi proseguire sull'Olimpia 2, che è un'altra pista nera, per arrivare poi all'Olimpia 3, che è una pista rossa. E il mercoledì e il venerdì il sole del Cermis si illumina anche di notte, dalle 19.30 alle 22.30, due giorni a settimana. E oltre alla sciata notturna c'è anche party, quindi c'è la festa, c'è la preski, il DJ, quindi c'è anche un contorno. Noi siamo in questo chalet molto particolare, una nuova costruzione che apre anche d'estate, recentemente inaugurata, devo dire una vista, ecco, in presa diretta sul Lagorai, una nuova pista che scende per 600 metri e la cucina, un cuore pulsante, cioè la gastronomia lungo le piste diventa una destinazione, potremmo dire. Esattamente. Allora, 100 giorni, ci sono voluti poco più di 100 giorni dallo scavo all'inaugurazione. Ecco che vedete le ampie vetrate si affacciano proprio sulla pista Prafiori e la pista Salera. E veniamo, Federica, alla parte gastronomica. Qui si parla proprio di uno stile tutto italiano. Esattamente, lo ski lounge propone una cucina panoramica, il cuoco propone una cucina Italian style, dove si punta molto sulla cucina fatta in casa proprio, quindi dalla pasta agli gnocchi fatti in casa, chiaramente anche le colazioni, come stamattina abbiamo assaggiato le torte anche fatte in casa dal nostro pasticcere, e quindi si punta proprio sui prodotti genuini del territorio, dove c'è proprio un amore col territorio. Quindi un'esperienza legata al territorio. Esatto, noi vogliamo comunicare proprio allo sciatore un'esperienza culinaria esclusiva, genuina e di qualità. Abbiamo accennato a questa nuova pista che adesso andiamo a provare. Esattamente, la pista Busabella, andiamo a farci una bellissima sciata con questa bellissima giornata. La pista Busabella, 600 metri, 29% di pendenza, 40 metri di larghezza, una meraviglia. Per maggiori informazioni vi invito a visitare il nostro sito www.alpecermis.it, i nostri canali social Facebook Alpe Cermis Cavalese e Instagram Alpe Cermis Official.
Ski Center Latemar ed è subito l'inverno dolomitico. Sono con Luca Bertoluzza, che è il direttore qui degli impianti di Pampeago. Dico subito che la ski area va di là verso Oberhegen, uno grande spazio innevato che punta anche al mondo del non solo sci. Per caratterizzare questa destinazione, e in cosa consiste, Luca, questa proposta innovativa? Allora, qui allo Ski Center Latemar non paghi dei nostri 50 km di piste che ci fanno essere la zona sciistica più ampia della Val di Fiemme. Ecco, abbiamo puntato anche ai non sciatori, quindi l'offerta ai non sciatori, che prevede delle escursioni con le ciaspole. Abbiamo difatti un bellissimo sentiero che da Pampeago sale verso la zona dei rifugi e anche la pista delle slitte. Abbiamo difatti una nuova pista delle slitte che si trova all'interno del Kindergarten Big Flat Pampeago, una pista lunga circa 400 metri, molto semplice, apposta per i bambini, che per noi sono sempre importanti perché sono quelli che porteranno avanti poi il nostro sport. In questo modo diventa centrale anche l'attenzione per la famiglia, oltre che per i bambini, cioè anche per noi adulti che insomma ci divertiamo in queste cose. Ma diciamo che quando un bambino è felice, i genitori sono felici anche loro, quindi non c'è cosa migliore di riuscire a creare la situazione giusta appunto per le famiglie. Appunto qui al kindergarten abbiamo la situazione ideale, ci sono tanti giochi come abbiamo visto, e un punto in più è dato anche dalla ristrutturazione della baita Zischkalm, che è quella che appunto è qui nelle vicinanze del parco giochi, che dà un'offerta ancora migliore, ecco, per questo target. Stiamo appunto misurando l'importanza dei servizi per la famiglia, degli spazi, della tutela anche. Ma nel momento in cui gli impianti sono di altissimo livello, le piste anche, si deve puntare su, appunto, come dici tu, Walter, sui servizi. Una famiglia è invogliata a frequentare una zona sciistica nel momento in cui i servizi per i bambini e in generale per la famiglia, non solo per i bambini ma per tutta la famiglia, sono di alto livello. Che il kindergarten si fa anche l'assistenza, quindi si possono lasciare i bambini, se i due genitori vogliono lasciare il bambino lo possono tranquillamente lasciare, andare a farsi una sciata in libertà, sicuri che il bambino al loro ritorno si sarà divertito tantissimo. E quindi il futuro nostro riguarda appunto anche un'attenzione particolare allo sviluppo dei servizi. Vorrei ricordare che lo sci alpino appartiene al vostro cuore, diciamo, alla vostra storia, no? E quindi c'è sempre lo spazio anche per la dimensione sportiva. Assolutamente sì, come ho già detto, lo Ski Center Latemar è la zona più ampia della Val di Fiemme, è l'unica ski area dolomitica della Val di Fiemme, dominata dal Latemar. Ci sono piste per tutti i gusti, la zona di Pampeago è particolarmente vocata anche all'agonismo, il versante dell'Agnello è molto molto conosciuto dal punto di vista agonistico, e quindi ad una dimensione familiare si affianca anche questa dimensione agonistica, che fa dello Ski Center Latemar un'area completa. Una grande tradizione di scuole, di scuole di sci, e anche per quanto riguarda la tradizione dell'educazione, i maestri di sci, la presenza capillare, ecco, di queste, non dico istituzioni, però insomma di queste scuole vere e proprie. Il maestro di sci è una delle figure fondamentali del nostro sport. Noi siamo molto fortunati perché nello specifico poi la scuola sci dell'Alpe di Pampeago è sempre molto presente, e il compito del maestro non è quello solo di insegnare a sciare ai bambini, ma è quello anche di insegnare la sicurezza sugli sci, i giusti comportamenti e il rispetto per gli altri sciatori. Sempre di più il maestro di sci è anche un comunicatore della montagna, vorrei dire, e aggiungerei, della cultura della montagna. Hai detto assolutamente bene, un aspetto al quale non avevo pensato. Ci sono tantissime persone che da un anno all'altro tornano e chiedono di avere il maestro di sci che hanno avuto l'anno scorso, perché appunto viene a crearci questa empatia. Il maestro è bravissimo a comunicare la montagna e a comunicare la cultura della montagna, e questo è un aspetto che ai nostri ospiti piace moltissimo.
con Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli, la risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. www.codipratn.it. Il piacere dell'enogastronomia tipica, ma quando si eccede, Elisir Nova Salus Cappelletti, tradizione trentina dal 1909. Il mondo cambia, l'informazione anche. Entra nella notizia con il Dolomiti.it, il tuo nuovo giornale online. Cronaca, inchieste, approfondimenti in tempo reale. Sempre aggiornato e tutto con un semplice click. www.ildolomiti.it. Io mi tengo i mobili. E io il cane. E la casa al mare? They did a bad, bad thing. They did a bad, bad thing. Renault Kadjar, take the alternative road. Gruppo Alpin, concessionaria unica per il Trentino Alto Adige, ti aspetta a Trento in località Ravina. www.gruppoalpin.it. Per la tua pubblicità. Alpe Lusia, versante di Bellamonte, e qui ciò che cogliamo, che ci colpisce, è proprio la luminosità. È bello parlare dello sci anche attraverso le emozioni che possiamo vivere, e le viviamo con Moreno Bartoletti, che qui si occupa del marketing. Beh, insomma, un'area particolare anche dal punto di vista paesaggistico. Sì, è un'area particolare, inserita in un contesto paesaggistico. Siamo proprio accanto al Parco Naturale di Paneveggio. Abbiamo la fortuna di avere una delle aree più soleggiate del comprensorio e piste con dolci pendii che sono ottimali per le famiglie, non solo per lo sci, ma abbiamo anche lo slittino e abbiamo delle bellissime camminate paesaggistiche di facile difficoltà, un po' per tutti. Noi insistiamo anche su tutto ciò che non è sci, ad esempio il camminare vicino alle piste, nella neve e anche in questi silenzi. Sì, abbiamo una bellissima camminata che parte proprio dalla fermata Monte della Cabinovia, si snoda per 5 km nel cuore pulsante della foresta di Paneveggio, come dicevo appunto, è un percorso che rimane sempre in quota, a 2000 metri circa, è fattibile per tutti, quando non c'è tanta neve in estate anche con i passeggini si può fare, dà la possibilità anche agli amanti dello sci di fondo di percorrerla, perché noi quando c'è neve la battiamo e la tracciamo, quindi si può andare anche con gli sci di fondo. Importante anche la sicurezza, tutto ciò che insomma in qualche modo avvicina alla montagna con serenità. Vorrei vedere anche questi paesaggi, ma anche questi tramonti dolomitici, no? Che sono particolarmente interessanti. Poi l'ampiezza delle piste e la qualità della neve. Beh, la qualità della neve quest'anno è ottimale, la neve è soprattutto a innevamento programmato quest'anno, ci sono state poche precipitazioni nevose, però in compenso è di altissima qualità. L'area offre, come dicevo, piste con dolci pendii, quindi ideali per le famiglie, e questo è quanto, ecco. Vorrei ricordare, amici, che siamo sulla Cabinovia Bellamonte 3.0, molto veloce, molto capiente, quindi insomma anche le prestazioni sono importanti. E poi ricordiamo i collegamenti tra quest'area.
Sì, quest'area è collegata ovviamente col versante di Moena, è una stessa area condivisa diciamo tra due versanti, Bellamonte e Moena. La parte di Bellamonte, come abbiamo già detto, è molto più idonea per famiglie con bambini, dolci pendii, tanto sole. La parte di Moena invece è adatta agli amanti dello sci, quello vero, nel senso i professionisti, ecco, quelli più esperti, diciamo. Torniamo alla famiglia, anche perché una novità è rappresentata da questa pista per lo slittino. Sì, quest'anno c'è stata un'esplosione degli slittini, ecco, nel senso che tanta gente viene da fuori, è molto richiesta. C'è la pista slittino, è lunga 2,1 km, è la prima pista effettivamente creata per lo slittino nel Trentino, la prima omologata come tale, nel senso che non è una strada riadattata per lo slittino, ma è creata apposta ad hoc. E attira, insomma, tante persone, dai bambini ai più grandi, ci sono anche tanti adulti, devo dire la verità, che sono molto entusiasti di questa pista. E niente, sta andando alla grande. Vorrei chiudere dicendo che per gli amanti dello snowboard abbiamo anche un bellissimo snow park lungo quasi 1 km e propone un approccio graduale, quindi è idoneo sia a quelli che si avvicinano al mondo dello snowboard sia ai più esperti, quindi ognuno trova, diciamo, pani per i suoi denti qua. All'arrivo della cabinovia di Bellamonte 3.0 arriviamo allo chalet 44 e qui troviamo Ivan Ganz e la sua gang, la sua squadra, e innanzitutto l'occhio cade sull'estetica, perché anche l'estetica è un concetto etico, se vogliamo, e quindi parliamo di risparmio energetico, di basso impatto ambientale, anche visivo, dico bene? Certo, certo, qui l'impatto ambientale è molto basso, cioè vediamo la struttura come è fatta. L'estate poi verrà ricoperta sopra di erba e di piante, per cui insomma... Possiamo parlare di un'architettura green, poi il legno che esprime, ecco, la sua bellezza e anche il suo calore. No, certo, certo, anche le ampie vetrate mandano calore, cioè poi c'è un panorama che, come si vede, insomma, qua... Abbiamo parlato di luce, Lusia come luce, e infatti qui troviamo appunto che questo spirito del luogo è stato interpretato dall'architetto. E poi una cucina che si lega molto al territorio. Iniziamo da questo antipasto, Ivan. Beh, noi abbiamo proposto oggi una trotta salmonata leggermente affumicata. So che questa affumicatura la fate voi? Sì, sì, certo, certo. Noi cerchiamo di fare tutto il possibile, insomma, di lavorare il prodotto manualmente come si faceva una volta, no? Poi abbiamo proposto un gnoccone ripieno di funghi porcini con una fonduta di Fontal. Fontal, quindi un formaggio che è qui della Valle di Fiemme. Latteria qui di Predazzo, per cui vicinissima. Poi abbiamo proposto delle costolette di cervo con una composta di mirtillo rosso. E come dessert c'è il classico Kaiserschmarrn, insomma, ormai da questa parte. Stiamo parlando del dolce dell'imperatore, però quella è una tradizione molto popolare in realtà, perché insomma, ecco, l'imperatore può sembrare altezzoso, elitario, ma invece questi sono dolci della tradizione popolare. Sì, sì, certo, certo, specialmente qui in Trentino il Kaiserschmarrn, insomma, è da sempre. Un dolce semplicissimo, è fatto con le mele, uova, latte, farina. Poi viene fatta una frittata, viene spezzettata, dello zucchero, un filo di burro, un po' di zucchero a velo ed è finito così. Accompagnata? Da una composta di mirtillo rosso, anch'essa fatta in casa, freschissima nostra. Un saluto a tutti gli amici dal Latemar Pampeago all'Alpe Cermis al Lusia Bellamonte. Noi come sempre ci rivediamo nella prossima settimana, continuate a seguirci sul nostro sito girovagandointrentino.it. Ciao, arrivederci.